Ci sono cose che sembrano scontate come respirare l'aria del mattino, costruire il futuro, inseguire i propri sogni, ridere insieme e prima di tutto la libertà di farlo. La sicurezza del paese è la nostra missione. 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate. Thank you.
Onore ai caduti di tutte le guerre e di tutte le calamità naturali. Pronti? Sincero a tutti voi e un sentito ringraziamento per essere ancora una volta presenti a questa cerimonia commemorativa che da sempre ha rappresentato la storia a cui oggi noi tutti ci richiamiamo. Il 4 novembre, una data molto importante per l'Italia. Questa celebrazione, pur sembrando ripetitiva, è carica di significato. Richiamiamo alla nostra mente valori come la giustizia, la democrazia, la libertà, l'uguaglianza e la pace, ma quella vera. Oggi è la festa dell'unità nazionale. L'unità nazionale, anche se con molte criticità verificatesi negli anni e le differenze accentuatesi tra le diverse aree geografiche, rappresenta sempre un bene prezioso per la nostra società, per la nostra economia. Oggi si parla sempre più di unioni a qualsiasi livello in un mondo sempre più globale, privo di barriere e confini. Non è assolutamente immaginabile pensare a divisioni antistoriche della nostra nazione. Sono 154 anni che abbiamo una nazione unita, la dobbiamo difendere come tale non solo dal punto di vista geografico, ma soprattutto perché è sinonimo di libertà e di democrazia, conquistati con il sangue, sacrifici, sofferenze, perdite di vita umana. Oggi è anche la festa delle forze armate e delle forze dell'ordine. In una società molto complessa come la nostra, notevole importanza assume il ruolo delle forze dell'ordine.
alle quali rivolgo il mio attestato di stima e fiducia per il lavoro quotidiano che svolgo. Rivolgo anche ai loro rappresentanti che con il loro impegno quotidiano tutelano la libertà di noi tutti e difendono con sacrificio e dedizione il nostro vivere civile e la nostra sicurezza. Un incoraggiamento a superare le molte difficoltà che incontrano nel loro lavoro. Esprimiamo la vicinanza e il sostegno ai molti soldati impegnati nelle missioni ed hanno affrontato con coraggio e paura la ferocia della guerra. Siamo qui ad onorare la loro memoria, la memoria di molti dei nostri nonni, padri, zii, che tanto coraggiosamente hanno lottato, hanno sofferto, hanno dato la loro vita, sperando che questo servisse a tutti noi. E con loro tante vittime civili, donne, bambini, anziani, vittime innocenti. Il nostro compito ora è di tenere vivo il ricordo di ciò che è successo, di ciò che fa parte ormai della nostra storia, ma che non deve ripetersi. Per questo sentiamo il bisogno di conoscere, di capire, di partecipare a giornate come queste. Oggi non dobbiamo esaltare una vittoria oppure riscoprire l'orgoglio militare. Dobbiamo dire forte che la guerra è sofferenza, è atrocità, è fame, è paura, è morte di persone in carne ed ossa. Con questo auspicio mi è gradito ringraziare tutti voi che avete presenziato a questa celebrazione, testimoniando un elevato senso di condivisione di valori che accomunano noi tutti, cittadini e istituzioni. Grazie. Facendo una foto a me, io sto facendo un filmato a lui. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto. Ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Ho trovato Davide mio servo con il mio servo. Alleluia.
disoccupati e senza tetto richiamo. Pronti!
avanti, marcia! Papà, io guardo questo strumento e mi ricordo di te. Bravo, papà.